La seduta del 5 novembre. Il Consiglio regionale ha approvato la riforma delle società partecipate, una modifica allo statuto della Fondazione La Venaria Reale e una delibera per la proroga di alcune scadenze del regolamento regionale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali. Poi la Giunta ha svolto una comunicazione sul nosocomio valdese. Nel pomeriggio, dopo il dibattito sul valdese, l'Assemblea ha approvato la legge di soppressione delle federazioni sanitarie sovrazonali. Antenna Europa. In occasione del seminario per docenti per la 30ª edizione del concorso scolastico Diventiamo cittadini europei, è stato firmato a Palazzo Lascaris tra il Consiglio regionale e la provincia di Torino il protocollo d'intesa per la gestione dell'Antenna Europa. Lo sportello informativo sulle tematiche europee sarà aperto nell'ufficio relazioni con il pubblico URP del Consiglio e sarà parte integrante di un sistema di 29 antenne già presenti sul territorio provinciale ospitate dai comuni. Lo sport europeo sotto il nazismo. Lo sport europeo sotto il nazismo, dai Giochi Olimpici di Berlino ai Giochi Olimpici di Londra 1936-1948, è la mostra visitabile a Torino al Museo Diffuso della Resistenza fino all'8 dicembre. Realizzata dal Memorial de la Shoah di Parigi, la mostra è promossa dal Comitato Resistente Costituzione, dagli assessorati alla cultura e all'istruzione, con il Museo Diffuso, la Comunità Ebraica di Torino e il coordinamento organizzativo dell'associazione culturale Recto Verso. Ricordo di Actis Perinetti. Intellettuale poliedrico e di carattere riservato, Ludovico Actis Perinetti fu filosofo, docente e primo responsabile della Biblioteca della Regione Piemonte. A 15 anni dalla sua scomparsa, il Consiglio regionale, con il Centro Studi Gianni Oberto e il Centro Pannunzio, ha voluto ricordarlo con una commemorazione proprio nella biblioteca che egli contribuì a costituire. Margherita Paleologo e il Rinascimento. Presentato a Palazzo Lascaris il volume Una protagonista del Rinascimento, Margherita Paleologo, duchessa di Mantova e Monferrato, edito dal Circolo Culturale Marchesi del Monferrato e curato da Roberto Maestri. Per ricordare la nobile paleologo e le vicende politiche sul finire del Rinascimento, sono intervenuti con il curatore i docenti universitari Blight Alice Raviola, Madrid, Alessandro Bianchi, Milano, Walter Aberstumpf, Torino e Massimo Carcione, Grenoble.